si rinnova la tradizione della solenne processione del Cristo morto all'Aquila il 19 aprile, con partenza alle 20 dalla Basilica di San Bernardino. Quest'anno la scorta d'onore sarà affidata ai Vigili del Fuoco. Furono loro, infatti, nel 2010 a consentire lo svolgimento della processione, portando fuori a confraternite e associazioni tutti i simulacri. Tra l'altro, si vuole dare a loro così anche un ringraziamento per l'imponente lavoro fatto in occasione del terremoto di 10 anni fa. Una tradizione è quella della processione che non si è mai interrotta, fatta eccezione per il 2009, organizzata dall'Associazione Cavalieri del Venerdì Santo, con la preziosa collaborazione del Comune, di altri partner e della Basilica di San Bernardino. Sulle locandine quest'anno c'è un simulacro che Remo Brindisi realizzò nel 1959. È dedicato alla risurrezione e fu fatto in onore della mamma da poco morta. Tra l'altro quest'anno la lavanda dei piedi verrà fatta a 12 vigili del fuoco, simboleggeranno i 12 apostoli. L'assessore Carla Mannetti ha rimarcato la grande collaborazione con il Comune e con la Basilica nell'organizzazione di un evento religioso molto importante. Fra Daniele, come rappresentante della Basilica di San Bernardino, ha sottolineato come la processione non debba essere una processione folcloristica, ma ha ribadito la forte dimensione spirituale e di fede che deve avere. La novità è proprio la scorta d'onore che quest'anno è stata affidata al Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco. Loro la riporteranno per la quarta volta, è un atto dovuto sia per celebrarli l'ottantesimo anno della loro costituzione. Da poco si sono concluse la settimana scorsa le celebrazioni in loro onore, e sia per ringraziarli per l'opera che hanno fatto nel 2009. Quest'anno appunto è il decennale di quel triste evento, e ricordiamo che nel 2009 la processione fu l'unico anno dal 1954 che non uscì, perché 4 giorni prima c'era stato l'evento tragico. Nel 2010 ritornò ad uscire, e fu proprio per merito dei Vigili del Fuoco, per opera dei Vigili del Fuoco, gli unici addetti a poter entrare ancora in Basilica, tutto che era ancora puntellata, che portarono sul sacrato ogni simulacro e dopo li affidarono ai vari portatori. Per quanto riguarda il percorso, si partirà dalla Basilica di San Bernardino, si percorrerà via San Bernardino, il corso fino all'incrocio con via Sallustio, si scenderà poi a sinistra in via Marrelli, proseguendo per diverse piazzette aquilane, si arriverà a piazza Duomo, ancora il corso per tornare poi al punto di partenza nella Basilica di San Bernardino.